Ha preso via la finale di Vianaschi in questa prova a tempo. 5-15 prima del traguardo volante a breve, dal tempo probabilmente comincia a scendere, siamo partiti dai famosi 10 minuti che abbiamo detto in precedenza. Suo, non per nessuno, noi osserveremo in questa prima fase della gara contro Cini, ricordiamoci, quando saremo almeno uno spiegato che sul passaggio successivo che viene ancora in ci sarà il traguardo avanti a breve, 4-4, il primo traguardo avanti a breve. Viene a volete il concorrente numero 12 Paschieri, viene ammonito anche il concorrente numero 100 di Ignazio Cristo. Anche chi è con il palco sta per usare il traguardo di tre al primo traguardo volante. E il tempo intanto ci dice che mancano 8 minuti e 25 secondi. Gruppo Sud del Comparto, 20 concorrenti, è stata una croce nera con una buona natura che si può automatizzarsi in prossima fase al primo traguardo volante. La possibilità siamo a tutti il primo traguardo volante, 8 minuti e 21 prima sul posto prossimo passaggio che evidenzia tutti i concorrenti e il meno uno al primo traguardo volante ci sarà la campana, poi il contagino ci produrrà su 5, ma sul 5 noi assegneremo il primo traguardo volante, il primo premio, quindi su questo passaggio meno uno spiro della campana, sul prossimo traguardo volante a premio, quindi è importante arrivare per premio sul prossimo traguardo perché lì chi riuscirà a fare prima di tornare il premio che sta proposto proprio su questo traguardo. La volta già partita da lontano, noi ci avviciniamo al giudice per capire chi conquisterà questo primo traguardo avanti ed è il concorrente numero 7 Gianna Matteo Raspi, Polifottura San Zario. Il primo traguardo per il concorrente 7 Gianna Matteo, come avete visto è ritornato ancora a 5 perché dopo aver superato il prossimo 5-4 questo punto giri ci sarà un altro traguardo volante. Intanto il tempo è a 6.50, 6.48 in questo momento perché è il tempo che abbiamo ritrovato il punto suo. Sul prossimo traguardo continuano tre giri alla traguardo volante successivo, c'è un po' due collocati per la categoria agli maschi. Seconda ammonizione per il concorrente numero 100 Ignazio Cristian che entra in difesa. Seconda ammonizione per il concorrente 100 Ignazio Cristian che entra in difesa. Il primo invece non è stato nessuno per la propria cosa. Stiamo avvicinando ai due giri al prossimo traguardo volante. Tanto il gruppo si è allungato e si è sbilanciato nelle retrovie, ma il gruppo di testa siamo ancora molto 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 compatto. Spinge la campana sul prossimo passaggio perché al passaggio successivo ci sarà il secondo traguardo volante. Attenzione a te, avrete squillo della campana ad annunciare a tutti voi che sul prossimo traguardo c'è il secondo e l'ultimo traguardo volante previsto per chi se lo giudica. Vediamo che si aggiungerà questo secondo traguardo volante.
chi ce l'ha per andare via? Definiamo il giudice d'arrivo. Se lo giudica è un momento numero 50, Ricca Mattia Alpinari. Si aggiudica il secondo traguardo. Perché prima sono andato un po' sulla iniziale precede la conclusione. Quattro minuti e 30 secondi prima che venga la risposta precede a terra. Della mobili del tutto. Mancano ancora 3 minuti e 45 secondi allo scadere del tempo che evitava termine ultimo per esporre i tre giri alla conclusione. A chi la così si sanno che farete la mobili di circolazione non è ma la soltanto per l'ultimo gruppo di avversari, per fare tutte le intenzioni, per capire lo strappo, riesce a subito per riagganciare. Questo avviene in questo istante, mentre i minuti allo scadere sono 3:08, mancano poco più di 3 minuti allo tempo, a 3 minuti che fai 30 poi il fatto iniziale, 12 minuti, 3 giri alla conclusione. Stiamo avvicinando la fase più significativa di questa gara, 2 minuti e 36 al termine. Tanto ci sono degli alunni che servono ancora questo numero il concorrente Ricca Mattia della finale che si è aggiudicato il secondo ricordo davanti nel svolgimento di questo caso. Siamo a 1 minuto e 49 secondi al termine dello scadere del tempo previsto per la categoria dei maschi. I componenti ancora in gara, i denti hanno preso il via, li abbiamo tutti raccolti. Superare anche questo passaggio mentre i minuti allo scadere del termine sono 1 e 11 secondi. Un minuto esatto partendo da adesso. Ormai verranno esposti i tre giri alla conclusione per questo gruppo di concorrenti che è composto da 17 elementi. Vedi 13 concorrenti sul percorso, quindi la selezione è stata considerevole, sono stati proprio davanti i vari alunni, e hanno visto gli straguardi davanti i premi. Anche il gruppo, perché i miei hanno continuato il loro lavoro
forzando la natura. Siamo a 17, 15 secondi dalla sua con ogni proposito italiano sul prossimo riguardo e conteci e tre giri al termine, quindi dal prossimo passaggio tre giri alla conclusione per questa finale riservata alla categoria dei maschi di questa gara in linea e al tempo. 13 gruppo di atleti ancora in gara che ancora raccolto in prima di tutti la testa, anche se questo istante Gian Matteo della Polisportiva San Gastavio di Grazia con e l'arrivo sul preguardo che chiude anche questa avvincente che porterà alla vicina al termine che verrà stata vincente qui vai Cri andiamo Cri per gli esterni in questo momento diremo lì per intanto il concorrente numero 49 la spettina in pieno la munizione per la prima di un gol perché c'è un ulteriore nome che va a sganare il gruppo siamo all'ultimo giro grazie a tutti.